Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e leggere nella lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza mia e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore, o diletti. Io esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato con me per l'Evangelo, assieme con Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie, e la pace di Dio, che sopravvanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele, e l'Iddio della pace sarà con voi. Fermiamo la nostra attenzione sulle parole centrali di questo passo, versi 6 e 7. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sopravvanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. O come dice la versione nuova riveduta, non v'angustiate di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. L'Epistola ai Filippesi è una bella epistola per parecchie ragioni. È un'epistola interessante perché è un'epistola che è stata scritta dall'Apostolo Paolo mentre era a Roma durante la sua prima prigionia. È particolare perché la parola chiave dell'epistola è rallegratevi. Era capitato questo, che i fratelli di Filippi vennero a sapere che Paolo era in prigione a Roma, in una casa guardato, custodia cautelare, diremmo noi oggi, con le guardie che lo custodivano. E rimasero molto avviliti, pensando all'esperienza che Paolo aveva fatto a Filippi insieme con Sila, all'arresto che aveva subito, alla prigione nella quale era stato, alle sofferenze che aveva passato. Ora il tempo era passato abbastanza, non era più il Paolo maturo, ormai era il Paolo anziano, e i fratelli di Filippi si preoccupano di questa particolare sofferenza nella quale si viene a trovare l'Apostolo. E come capita spesso nelle cose spirituali, qualche volta ci aspettiamo di essere consolati e invece siamo portati a consolare quelli che soffrono meno di noi. E l'Apostolo Paolo deve confortare i fratelli di Filippi dicendo loro: non vi preoccupate, c'è un rimedio per ogni difficoltà, state sereni, state tranquilli, siate allegri,
rallegratevi sempre nel Signore. E qui il testo è un rimedio per le difficoltà. La vita nella quale noi viviamo è una vita irta di difficoltà, di travagli, di lotte, di sofferenze, di malattie, di dolori. E naturalmente queste circostanze vengono ad appesantire la nostra vita, circostanze che spesso ci cadono addosso improvvisamente e che ci fanno soffrire. Ma il testo che è dinanzi a noi, prima di tutto, mette in evidenza un consiglio molto saggio dell'Apostolo. Paolo è prigione a Roma e i filippesi si affliggono e lui deve consolarli. E qui è il grande, la grande, meravigliosa cosa che compie Dio nel cuore dei credenti. Sarà capitato a tutti di andare a trovare un malato, pensando di andare a portare al malato una parola di conforto e poi scoprire che la persona malata è quella che conforta noi, perché Dio l'ha già visitato. Rallegratevi sempre nel Signore, non angustiatevi di nulla. Non vuol dire che i cristiani debbano essere dei fatalisti, che non vedono nulla, che non si preoccupano di nulla unicamente perché non hanno alcun peso e nessuna saggezza. C'è tanta gente che agisce così. No. Generalmente la gente subisce quando arriva ad essere distaccata dalle circostanze e dice: che vuoi fare, la vita è capitata a me, poteva capitare a un altro, andiamo avanti. Ma questo non è il cristianesimo. Non angustiatevi di nulla significa che non dobbiamo essere preoccupati sugli avvenimenti che sono intorno a noi, perché come cristiani non riusciamo a spiegarci le cose come non se le spiegano gli altri. Il perché di certe malattie, il perché di certi travagli, il perché di certi dolori, il perché di certe difficoltà. Una volta Asaf, credo che ne abbiamo parlato non tanto tempo fa, si inacerbì dentro, perché guardando intorno a sé vedeva che i malvagi, quelli che vituperano Dio, stanno felici, contenti, allegri, e invece quelli che amano il Signore hanno dei problemi. È una, però uno sguardo che è soltanto parziale. Quanto spesso coloro che amano Dio devono piangere, ma il pianto di quelli che amano Dio non è per le angustie. Non angustiatevi per nulla, è il peso che uno porta per l'opera di Dio. Significa: non siate preoccupati per i risultati della vostra esperienza e dell'opera vostra. Perché non dovete preoccuparvi? Prima di tutto perché Dio ha tutto nelle sue mani. E questo è importante. Noi vediamo parzialmente. Dio ha una visione globale della situazione. E dobbiamo stare sereni. Poi non dobbiamo preoccuparci, perché le preoccupazioni non risolvono nessun problema e non evitano il male. Quanti affanni inutili, di tanti affanni inutili ci carichiamo pensando che questi possono risolvere i problemi, senza sapere che le nostre preoccupazioni, le nostre angustie, i nostri affanni non risolvono proprio nulla, hanno solo la conseguenza di avvilirci. E Dio non ci vuole avviliti, Dio ci vuole allegri.
E poi non angustiatevi di nulla, perché come cristiani voi sapete che Dio cambia il male in bene. C'è un qualcosa di miracoloso nel piano di Dio. Ora noi vediamo in parte, ma Dio c'ha un piano, c'ha un programma, c'ha un disegno. Disegno e piano che Egli vuole attuare e ha il potere di cambiare il male in bene. Non angustiatevi di nulla poi, perché preoccuparsi è peccato. Perché ti preoccupi? Sei solo? Sei orfano? Sei abbandonato? Nessuno ha cura di te? Sei un figlio di famiglia. E quando eravamo giovani non vedevamo l'ora di non essere più figli di famiglia. Ma riguardando indietro nel tempo, ripensiamo al tempo quando papà e mamma prendevano cura di noi. Non ci dovevamo preoccupare, sorelle, di andare a fare la spesa, perché ci pensava mamma. Non ci dovevamo preoccupare, fratelli, di andare a guadagnare, perché ci pensava papà. Eravamo chiamati solo a sederci intorno alla tavola e a mangiare. Se avevamo bisogno di un vestito, c'era chi ce lo procurava. Lo dico per i più giovani, anche se i più giovani ormai l'hanno capito, perché ormai abbiamo figli di famiglia di 40 anni che ancora stanno a carico dei genitori. Non preoccupatevi di nulla, perché preoccuparsi è peccato. Tu ed io siamo figli di famiglia. Tu ed io siamo figli di famiglia. Siamo figli della famiglia di Dio. Perché ti preoccupi? Un giorno un re che è andato a finire male, speriamo che nessuno di noi faccia la fine di sua, Ezechia, che però in un momento della sua vita aveva capito parecchie cose che molti cristiani ancora non hanno capito, che noi non abbiamo ancora capito. Si trovò ad essere assalito da un immenso esercito assiro. Gerusalemme fu circondata e assediata, e cercarono in ogni modo di conquistarla. Non potendo in un modo, tentarono in un altro, e poi alla fine escogitarono un sistema, che è il sistema dell'astuzia. Il re d'Assiria scrisse una lettera, la scrisse nella lingua che il re poteva capire, e la lettera diceva: Ezechia, non ti illudere. Io ho conquistato città molto più grandi di Gerusalemme, ho conquistato nazioni molto più potenti di Gerusalemme. Nessun dei loro dei di quelle nazioni hanno potuto liberare qualcuno dalla mia mano. Io sono autorevole. Perciò non pensare che tu puoi sfuggire. Tu sarai sconfitto. E Ezechia fece una cosa che dovremmo fare tutti. Una cosa molto bella. Si ricordò di essere figlio di famiglia. Prese la lettera, andò nel tempio, il rotolo lo portò dinanzi al Signore. Dice: Signore, guarda un po' che cosa ha detto questo. Non è affare mio, è affare tuo. Pensaci tu. E in quella notte Dio dette la vittoria. Perché ci preoccupiamo? Mettiamo tutti nelle mani di papà. Mettiamo tutto nelle mani di papà.
Preoccuparsi è peccato, perché non avremo, non, preoccupandoci vuol dire che non abbiamo fiducia e nella potenza e nella saggezza di Dio. È saggio Dio? E allora ci preoccupiamo? Preoccuparsi è peccato perché vuol dire dubitare nelle sue promesse. Invocami nel giorno della distretta e io ti trarrò fuori e tu mi glorificherai. Questo era il consiglio dell'Apostolo: non vi angustiate di nulla. Poi, ispirato dallo Spirito Santo, dà il rimedio per le angustie e le ansietà, e ce ne abbiamo tutti bisogno. Qual è questo rimedio? È un rimedio lontano? È un rimedio fuori della nostra portata? No, assolutamente no. Ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnati da ringraziamenti. La preghiera è la cosa più semplice della nostra esperienza cristiana. È la prima cosa che abbiamo fatto quando ci siamo accostati al Signore. La preghiera è un po' come il primo vagito di un neonato. Abbiamo pregato e Dio ci ha risposto. Che cos'è la preghiera? È fare conoscere a Dio i nostri problemi. Ah, dice qualcuno, ma perché Dio non lo sa? Come c'è un verso, mi ha detto una volta uno, che dice: prima ancora che sulle labbra viene la tua richiesta, Dio già la conosce, allora a che serve la preghiera? Povero a te. La preghiera non serve per far sapere a Dio quello che è il nostro problema, perché Lui lo sa, ma serve per far sapere a Dio che noi mettiamo tutto nelle sue mani. E non solo fargli sapere che mettiamo tutti nelle sue mani, è richiedere il suo intervento. Fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e supplica e ringraziamenti. Preghiera vuol dire far conoscere. La supplica è esprimere nella preghiera il profondo sentimento di ottenere assolutamente qualcosa. E la parola è interessante, perché il termine supplica o supplicazione, ma è bello più bello supplica, era la richiesta di grazia che il prigioniero faceva al re per essere liberato. Con quale sentimento una persona che si trova imprigionato e che vuole essere liberato scrive alla suprema autorità? Dice delle parole? Troppe nostre preghiere sono parole, e facciamo tanta attenzione a come le pronunciamo. Qualche volta addirittura sorridiamo per le frasi improprie che vengono dette nella preghiera. Ma che ti importa? Quello che ha pregato non ha pregato a te, ha pregato a Lui. E Dio che ascolta sa esattamente chi siamo e sa esattamente come ci esprimiamo e accetta i sentimenti profondi del nostro cuore. Benedetto sia il Signore per questo. Con ringraziamento. Cioè, il ringraziamento a che serve? Signore, io ti prego, ti supplico e già ti ringrazio perché tu hai esaudito la mia preghiera. E con questo sentimento
senza angustiarsi. Così rimettiamo tutto nelle mani di Dio. Così aspettiamo il suo intervento e così quella determinata angustia diventa un mezzo perché noi ci accostiamo più al Signore e siamo più in intimità con Lui. Ci sono periodi alterni nella nostra esperienza. Delle volte siamo in comunione con Dio di più, delle volte siamo in comunione con Dio di meno. Delle volte preghiamo di più, delle volte preghiamo di meno. Delle volte frequentiamo l'adunanza di più, delle volte frequentiamo l'adunanza di meno. Però poi viene l'angustia. E allora nell'angustia e nel travaglio a chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo a colui che tutto può. E il nostro rapporto col Signore diventa un rapporto più intimo, più cordiale, più personale. E allora Dio sia lodato pure per le angustie. Ma il testo continua anche con un risultato, non solo un consiglio, non solo il rimedio che è la preghiera, ma anche il risultato. E la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La pace di Dio. Tu preghi e non hai pace perché hai parlato con qualcuno. Qualche volta noi portiamo i nostri pesi dentro di noi e poi se ci abbiamo qualche amico o qualche amica diciamo senti, c'ho un qualcosa dentro, mi devo sfogare, ti devo raccontare, così mi scarico. Ma facendo quello sì, c'è un sollievo, perché hai partecipato a qualcuno il tuo problema. Ma quel po' di serenità che hai acquistato, poco dopo la perdi. Ma qui si parla della pace di Dio, cioè la sua pace. La sua pace. Vi ricordate che noi abbiamo fatto pace con Dio, vero? Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. La pace con Dio ha prodotto un rapporto nuovo al punto che noi acquistiamo la serenità della salvezza. La pace di Dio. E la pace di Dio è il risultato di un'esperienza spirituale che noi facciamo con Lui. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che possa farli cadere, diceva e scriveva per lo, ispirato dallo Spirito Santo il secondo Mosè nel Salmo 119, Esdra. Amo tanto la tua parola che la tua parola produce in me pace e sono al sicuro in te. Credo che l'abbiamo passato tutti questa esperienza. Avviliti ed afflitti, scoraggiati e turbati, abbiamo aperto questo prezioso libro. Benedetto sia il Signore per la sua parola. L'abbiamo aperto come ci è capitato d'aprirlo. Qualcuno dice non spaccate la Bibbia. E qualche volta l'abbiamo spaccata in momenti di difficoltà e Dio ci ha risposto. È capitato vero? Qualcuno criticava Wesley perché Wesley spesso usava questo metodo. Non è un metodo da usare sempre, anche perché io ho una Bibbia che sta per sempre alla stessa pagina e non so se è una pagina che devo imparare, perché potrebbe essere anche così. Ma la cosa importante è che se noi cerchiamo nella parola, la parola di Dio produce pace. E allora apri la Bibbia, c'è la risposta.
Vieni al culto con un problema tremendo perché non riesci a risolverlo. Il predicatore, poveretto, c'ha i suoi problemi e non sa niente dei tuoi, però poi, mentre parla, ispirato dallo Spirito di Dio, ti dice certe cose che riguardano te, la tua situazione, il tuo problema, e ti dà la soluzione perché è Dio che te la dà. E a Lui sia la gloria. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace perché in te confida. Che vuol dire essere fermi nei sentimenti? Vuol dire avere il dubbio, dire aspetta un po', ma adesso mi è successo questo, chissà, Dio mi aiuterà o devo pensarci io? Devo risolverlo io o lo deve risolvere Lui? No, se tu sei fermo nel sentimento che Dio è quello che risolve i problemi, tu hai pace perché confidi in colui che non viene meno. Questa pace sopravvanza o, come dice qui, supera ogni intelligenza, cioè è una pace inspiegabile, è una pace che non è legata a qualcosa di razionale, qualcosa che tu non riesci a capire. Stai nei guai, ma c'hai una serenità nell'animo ed una pace, ma come mai? Eh sì, è inspiegabile perché è una pace di, la pace di Dio, è una pace che è di natura divina e che supera l'intelligenza di tutti gli uomini, i migliori e i più devoti. È bello avere fratelli, sorelle che amano il Signore e che possono consigliarci, ma non ci possono dare pace, perché non ci possono garantire nulla, ma la pace di Dio è la nostra garanzia. E gli effetti di questa pace sono evidenti. Custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Custodisce, difende. Sentimenti e pensieri. Tanto ci difende dal dubbio che sorge. Risponderà Dio? Ma aiuterà? E la vocetta famosa, ce l'avete la vocetta famosa? Ma tu ti illudi. Scacciala quella vocetta. È la vocetta di quell'amico là che non è amico per niente. Dio ci dà una pace che ci difende dal dubbio e crea la fiducia. Dio ci custodisce dalle memorie del passato che ci fanno soffrire. Le memorie del passato che ci fanno soffrire. Mi è capitato questo guaio, ma certo, perché io poi prima di convertirmi avevo fatto questo, avevo fatto quell'altro e adesso pago. Che paghi? Paghi. Ma non sai che Gesù ha pagato? Quando siamo salvati, tutto il passato è cancellato, come è lontano il Levante dal Ponente, così io ho allontanato da te i tuoi peccati e non me ne ricordo più. Se le memorie tragiche del passato ritornano, ci fanno soffrire, ma se Dio t'ha perdonato e ha dimenticato, tu non hai nessun diritto di ricordare l'oblio che Dio ha compiuto. È un oblio perfetto, tutto è nuovo. Il sangue di Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, ci ha purificato da ogni peccato. E quella pace ci custodisce da queste memorie tristi del passato.
Dante aveva parlato della legge del contrappasso, ma non è biblico. Se tutto quello che abbiamo fatto prima della nostra salvezza dovesse essere ancora in qualche modo attuale, allora la nostra salvezza è imperfetta. Allora l'opera di Gesù è imperfetta. Allora quello che Gesù ha fatto ha poco valore, ma Dio sia benedetto che il valore del valore eterno dell'opera del Signore. Tu sei diventato una nuova creatura e sei stato giustificato per fede in Cristo Gesù. Ci difende dal peccato. Abbiamo visto che angustiarsi è peccato e la pace di Dio ci difende da angustiarci e perdere la fede. Ma allora i cristiani non sono sensibili? Ma certo, siamo cittadini di due mondi e nel mondo umano portiamo con noi i segni dei figli d'Adamo e in qualche modo soffriamo. Ma la sofferenza non è dubbio, sapendo che Dio che ha cominciato l'opera buona in noi la porta a compimento. Custodisce i tuoi sentimenti, i vostri sentimenti e i vostri pensieri, l'anima vostra e il vostro spirito in Cristo Gesù. Gesù è il principe della pace, è la fonte della pace, è la sorgente della pace. C'è un cantico che dice Gesù dolce calma, bello, no? È dolce calma per il cuore in agitazione, per le vicende della vita. Io vi lascio pace, dice Gesù. È la sua eredità. Vi do la mia pace. Non dice vi darò e non dice v'ho dato, ma vi do. O vi sto dando la mia pace. È una ricchezza attuale. Non ve la do come il mondo la dà. La pace del mondo è mutevole, dura poco, ma la pace di Dio è immutabile ed eterna. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti, non venire meno, perché la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodisce il tuo cuore e i tuoi pensieri. Non t'angustiare di nulla, ma in ogni cosa fa conoscere la tua richiesta a Dio in preghiera e supplica, accompagnala con ringraziamento e Dio ti costituirà con la sua pace. Che Dio ci aiuti stasera a afferrare appieno questa grande verità che mette un equilibrio perfetto e fa di noi nel mondo uomini e donne forti, incrollabili, saldi, sicuri che Dio ha cura di noi e lo Spirito Santo compie l'opera per il nostro bene. A Dio sia la gloria da voi.